Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Tutto il mondo fuori, al di là di quella telecamera, ha ascoltato questa esibizione che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Signori e signori, Noemi! Ciao Noemi! Buonasera e benvenuta, ti do il tuo microfono, vado a riprendermi il mio, aspetta un attimo. Eccoci qua. Voilà, eccoci! Che ciao. Inizio di settimana in casa Peiretti! Che talento, che altro talento! Grazie di essere qui, ringraziamo Agostino perché in questi mesi ci sta riempiendo casa Peiretti di grandi voci, di grande musica. Sei emozionata? Abbastanza, vedi, lei è pronta, lì così, abbastanza. Sarà una grande serata, grandi canzoni, non voglio rubare tanto tempo alla musica, voglio solo ricordarvi il 348 80 40 254 che è il numero per tutti i vostri messaggi, per le vostre fotografie, per le vostre richieste, ma adesso passiamo da Vasco Rossi a Lucio Battisti. Sei tu e l'immensità.
I brividi, ho la pelle d'oca, la pelle di straoca. Complimenti, complimenti. Noemi, dai, raccontaci qualcosa di te. Quanti anni hai, da dove vieni? Ok, allora ho 16 anni e vengo da Alessandria. Da Alessandria, cosa fai nella vita? Studio al liceo linguistico e faccio canto e pianoforte. E a settembre voglio iniziare chitarra. Abbiamo capito, sia sul canto che il pianoforte l'avevamo capito benissimo. Quando è che vuoi iniziare chitarra? Da settembre. Quindi a ottobre vieni qua, invece che suonare il pianoforte mi suoni la chitarra così. Che talento, ragazzi. 348 8040 254, il numero per i vostri messaggi. Senti, io quando sento una ragazza di 16 anni cantare in questo modo Battisti, mi emoziono ancora di più, perché credo che sia stato uno che abbia rivoluzionato la musica italiana. Quindi io ho delle emozioni quando sento Battisti, ma quali sono le tue? Quali sono le emozioni dopo aver cantato una canzone così? Allora, partiamo dal fatto che questa canzone mi piace già da quando sono piccola, perché l'ho cantata già tempo fa, e provo le stesse emozioni di quando salgo sul palco. E è un'emozione strana, non so spiegarla. È Battisti, è comunque sempre il grande Battisti. Però nel prossimo brano abbiamo parlato di un mostro della canzone italiana. I prossimi sono dei mostri della canzone mondiale, perché mi vai a interpretare un brano addirittura dei Queen. E che brano, amici, signore e signori, Noemi Giardina con Bohemian Rhapsody. Eccola qui. Too late. My time has come.
Quanto tempo studi canto? Da, seriamente da 6 anni, però Ho iniziato... Non lo voglio sapere, cioè seriamente da 6 anni, ne hai 16, hai iniziato a... Oddio. T'ho messo un po' in difficoltà. Prima elementare, quindi straordinario. Se non sono, in questa puntata è piena, ricca di tanta musica, ma non solo, anche di sorprese. Nel terzo tempo andremo a conoscere un altro talento, un ragazzo che arriva direttamente da Ceva, pesava da Ceva, e ci presenta qui in anteprima il suo nuovo disco, la sua nuova creatura, chiamiamolo così. Ma adesso andiamo avanti con la musica, perché arriva un brano Sanremo 2012 di Arisa e arriva La Notte. Basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale e che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, non si vuole fermare, perché è un dolore che sale e che sale e fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fino a mangia. E quando arriva la notte, resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti, se esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, c'è il dolore che sale e fa male. Arriva il cuore, non vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi, il sole adesso dove? Guarda, sono perfettamente d'accordo con cosa mi ha appena scritto il mio di manager, nonché
assistente in tutto ciò, che non è solo Casa Peretti ma è il mio assistente di vita, che è Giuliano Falco, che hai conosciuto prima, che lui mi ha scritto che stai cantando dei mostri sacri della canzone, ma le fai tutte tue. E questo non è facile, perché tanti mi hanno già cantato La Notte, tanti mi hanno già cantato Battisti, però come lo fai tu? Sarebbe facile riconoscerlo attraverso 100 canzoni, la senti, è la tua canzone, sei tu che stai cantando, e questo è una cosa molto ma molto rara. Complimenti, Noemi. Complimenti davvero. Senti, prima della pubblicità abbiamo ancora tempo per un brano. A proposito di brani pazzeschi, il prossimo si intitola Giudizi Universali e fa così. Celebrare per capire che si può star bene senza complicare il male. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo. Quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare, lasciami sognare. Signore e signori, Noemi Giardina, complimenti, complimenti. Grazie. Davvero. Senti, una domanda, ma da grande tu cosa vuoi fare? La cantante. Ma dai, ma dai, ma sei sicura? Non violoncellista, violinista. No, no, cantante. Cantante proprio. Nel caso. Parrucchiera. Ah, proprio nel caso, guarda, mi rompo di studiare il canto, vado a tagliare i capelli. Come lavoro secondario, perché magari non va bene col canto. No, va bene col canto, va bene. te lo garantisco io che col canto va benissimo. Senti, speriamo. Hai mai lanciato la pubblicità? No. Allora, per lanciare la pubblicità sembra una cosa banale, ma devi fare molta attenzione, perché devi convincere i nostri amici a casa, uno, a non cambiare canale, okay. Due, a mandarci altri messaggi, ne sono arrivati, ma ne vogliamo di più, perché ogni messaggio è un applauso. Secondo me la nostra Noemi merita tantissimo applauso. Tre, falla come vuoi. Vai. Ok. Vai. E se volete ascoltarmi ancora, rimanete con me, connessi. Pubblicità. Connessi. Ormai i termini... Ok, va bene. Quindi mandate un messaggio al 348 80 40 200. 54. L'ho detto tutto io, ma va bene. Pubblicità, 3 minuti esatti, torniamo qui. Torniamo in onda
Nel mentre sullo sfondo abbiamo già il video del prossimo brano, però prima devo chiederti una cosa, perché mi hanno scritto entro quattro? Mi hanno scritto entro quattro, ho degli amici giovani, hanno la tua età, e mi hanno detto: senti un po', Peiretti, devi chiederlo, perché noi a casa vogliamo sapere, il gossip è importante tanto quanto la musica, poi in televisione ultimamente si sente solo più gossip. Sei fidanzata? Ce l'hai un morosetto, fidanzatino? No. Come mai? Boh, per scelta. Ah, per scelta tua, hai capito? Sì. Certo, io voglio cantare, voglio suonare, voglio studiare, che me ne frega del... amici a casa, mi dispiace, va così. Adesso tra un po' andremo a leggere tutti i messaggi che stanno arrivando al 348 80 40 254, ma prima, always remember us this way. Eccola qua. This Arizona sky. Che hai capito che il canto potesse diventare una parte importante della tua vita? Cioè, te la ricordi la prima volta che hai cantato? Allora, una storia molto buffa. Ok. Allora, io da piccola, vabbè, non sapendo l'inglese, giustamente, perché ero piccolissima. Io ho 40 anni, non lo so ancora, non è che perché, vabbè, comunque cambiamo argomento. Stavo in camera mia con il computer di mio padre e mi mettevo le canzoni di Ariana Grande e mi mettevo a canticchiarle in un modo molto italianizzato, però sì. Comunque le canticchiavo e da lì ho capito che il canto è diventato, cioè da lì il canto è diventato la mia passione. Da lì? Da quale canzone di Ariana? Oddio. Un po' tutte, diciamo sì, che quel CD...
l'hai divorato cantandoci sopra. Le conosco tutte. Le conosci tutte. Che spettacolo questa Noemi! Che poi all'inizio era un po' timida, devo dire. Invece adesso scherza già un po'. Prima mi ha detto, quando gli ho chiesto, ma posso chiederti se... Cioè, fidanzato mi fa... Fai cosa vuoi. Però, va bene. Andiamo avanti con la musica. Dai, cantiamo ancora un brano e poi andiamo a leggere tutti i loro messaggi. Perché arriva Sanremo di quest'anno, se non sbaglio, aiutami... Tango, e di Sanremo quest'anno, sì. Tananai con Tango. Eccola qui. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, io non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo più lì. Era bello finché ha bussato la police. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non t'ho conosciuta. Ma ora ti va bene, amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuno io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché ti ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine. La tua voce riconosco, non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio, sotto la scritta neon di un sexy shop. Se amarsi dura più di un giorno. Io tornerò lunedì. Come si salva un amore se così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Ridevamo di te che mi spegne i jeans. Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non t'ho conosciuta. Ma ora ti va bene, amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuno io. Non so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco. In ginocchio sotto la scritta neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì, ma non è mai lunedì. Qui non è mai lunedì. Amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco. Non siamo come loro. È meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì, ma non è mai lunedì. Non volevo interrompere. Oggi è lunedì, cioè vabbè. Comunque sì, volevo anche fare un po' simpatico. Senti, è arrivato quel momento che tu mi hai detto che devo fare tutto io. Sì, ma io non sono d'accordo, vabbè. Ma per niente. Guarda che è una cosa bella andare a leggere tutti i loro messaggi. Devi solo avvicinarti un pochettino a me e guarda, tanto le vediamo lì, belli, scritti grossi e ci proviamo. Facciamo uno io, uno tu, uno io, uno tu. Faccio più io? Sì. Decidi tu per me. Faccio più io? Va bene. Allora Fabrizio, vai con i messaggi, eccoli qua. Guarda, guarda che bello questo. Ciao da Sbirulina, che mi aggiusta la bici. Alex da San Giacomo di Roburente Cuneo. Ciao Alex, grazie. Ciao. Proprio a te che ami i gatti. Cioè, è arrivato Blasone e ha detto io di qua non vado più via senza il gatto. Ho detto, vabbè, aspettate un attimo. Bellissimo Blasone, no? Ok, vai.
Grande Noemi, un abbraccio, continua così, bella voce, bella tu, in bocca al lupo per la tua carriera. Ciao Argia. Grazie. Ciao Argia. Ciao. Amica tua Argia. Amica dei miei, però anche mia. Wow, ciao Argia, grazie. E andiamo avanti con un saluto da Beppe da San Damiano d'Asti. Saluto lo Spartak e San Damiano Calcio Anziani, il gruppo ragazzi che sono andati alla giornata mondiale della gioventù. Ci fai sentire perdere l'amore di Ranieri? Ben volentieri, la mettiamo in programma le prossime puntate. Ricordiamo che domani non siamo in onda e tra un po' andremo anche a spiegare il perché. Persino l'aria della sera pare che luccichi sentendo la bellissima musica di Casa Peretti. Baci Dani, hai visto? Ciao. Hai visto che effetto fai? Che effetto fai ai miei telespettatori? Addirittura luccichi, complimenti ai tuoi nuovi ospiti. Lo dice Ciro. Saluto. Ciao, ciao Ciro. Ciro. Ciao Ciro, ciao Ciro. E poi andiamo avanti con... Vai. Ma quanto è brava questa ragazza, da brividi. Grazie. Anche se non si sono firmati, comunque un messaggio da andare a leggere, perché confermo, sottolineo, davvero da brividi. Io poi che ce l'ho altissima nelle orecchie per capire il tutto, è meravigliosa. Ciao Enrico, ciao Noemi, hai una voce stupenda, complimenti. Siamo stati invitati dai miei zii e abbiamo mangiato la pasta con i pesci. Va bene, grazie della bella musica. Valentina della provincia di Genova, ciao Valentina, ciao. Grazie, salutiamo anche gli zii di Valentina e salutiamo anche quelle cozze, vongole e quei quattro gamberetti. Ciao ragazzi, buon appetito. Bravissima noi, Lucrezia. Ciao Lucrezia. Ciao Lucrezia, ma sarà la Lucrezia? Mi sa di sì. E lei? Ciao Lucrezia, che bello. Bravissimo. Grazie. Questo l'ho letto io perché era facile. Il prossimo che è lunghissimo, secondo me, lo faccio leggere a te. Proviamo, vai, ecco. Vai. Carina l'armonizzazione di Alba Chiara, avrebbe dovuto espanderla a più parti. Comunque anche Brascura è bella. Livio, salutiamo Livio. Ciao, ciao Livio, grazie. Ciao. Hai capito? È piaciuta l'armonia. Poi l'hai fatto tuo. A me è ciò che mi piace da matti, che l'hai fatto tuo. Io una versione così non l'ho mai sentita e mi è proprio piaciuta. Vai. Ciao Noemi, non essere emozionata. Al massimo sei tu che ci fai emozionare. Bravissima. Ciao Enrico e zia Andrea 71 e Manu. Ciao. Ciao Andrea 71, ciao Manu. Grazie, grazie di cuore. Noi andiamo avanti con i messaggi. La regia mi ha detto di accelerare un po' perché sono arrivati tantissimi. Ciao Enrico, i tuoi ospiti danno tanto buon umore a tutti noi, bravissimi, siete sempre il top della serata. Un abbraccio forte da Marisa da Casorzo. Ciao. Sei già stata a Casorzo? No. È bella Casorzo, c'è la piazza, c'è la chiesetta, municipio, bellissimo, proprio Casorzo. Ciao Marisa, per favore puoi fare gli auguri per il loro anniversario di matrimonio a Alessia e Pasquale da Giancarla ed Elio da Villanova Canavese. Allora facciamo tanti auguri ad Alessia e Pasquale, Villanova Canavese. Sei già stata a Villanova Canavese? No. E beh, c'è la piazza, c'è il municipio, c'è la chiesa, è bellissimo. Vai. Brava Noemi, sto cantando con voi, grazie per la compagnia, ciao da Elena. Ciao, ciao Elena, grazie. Vedi, canta insieme a noi, l'importante è questo, passate quest'ora cantando, divertitevi. Vai Noemi, sei grande, un abbraccio da quei di Vezza. Ciao. Salvezza d'Alba. Non so come dove... No, no, non so, Vezza, potrebbe essere Vezza d'Alba, non lo so. Ciao Noemi, un caro saluto da Flaminia e un abbraccio ad Enrico. Ciao Flaminia, ciao. Grazie, ciao, ciao. Sì, scusami regia, la base alta, basso subito. Brava, 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 brava. Saluti a tutti, lo dice Bianca. Grazie Bianca. Ciao Bianca, grazie. Baci a Bianca, baci, 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 baci. Vai. Buona serata caro Enrico, inizia la settimana che porta le grandi ferie. Un abbraccio da Alfonsine e Germano. Non so se era per me o per voi, sì, ancora questa settimana, poi mi fermo, tornerò il 4 settembre, però è una settimana tutta da non perdere questa, ok amici? Meravigliosi, bellissima serata, lo dice Enrica. Ciao, ciao. Che bel nome, che bel nome, che bel nome. Ciao Enrica, grazie! Vai! Ciao Enrico, come è giovane Noemi è brava ma deve ancora crescere come voce. No, non sono assolutamente d'accordo, perché secondo me è già perfetta, impostata, dritta così, quindi alza il volume della TV se vuoi che cresca la sua voce. Noemi sei bravissima e sei bellissima. Grazie. Confermo, bravissima, bellissima. Vedi che qualcuno si intende poi. Televisione dell'80. Noemi, bravissima. Ecco, a proposito di gente che se ne intende di canto, lei è la mia cantante. Ah. La mia, non posso chiamarla corista perché poi è una cantante, però quando è con me mi fa tutti i cori e terze, lei se ne intende. E se ti dice bravissima lei, che non l'ha mai detto a me in 20 anni, Lachelucci! Grazie. Brava Lachelucci! Ciao tutta Casa Peretti, ciao Enrico e ad alla tua ospite Noemi, che ha una voce bellissima. Enrico da Collegno, un altro. Grazie. Che se ne intende. Bravo Enrico, bravo, grazie. E salutiamo tutta Collegno. Sei già stata a Collegno?
No, perché ti spiego cosa c'è con lei. E c'è la piaccia, c'è il municipio. Ciao Enrico, volevamo... Sono proprio pirla, amici, lo so. C'è Pratinizmo qua che mi sta facendo... Sì, sei proprio pirla. Ciao Enrico, volevamo augurarti buone ferie a te e a tutta Casa Peretti. Chissà se prima del 4 riesci a farci 1950. Laura e Angelo sempre in ascolto. Grazie, se riesco a farvela ben volentieri, altrimenti a settembre prometto che la faccio. Perché è un brano molto, molto complicato. È molto veloce, poi rallenta, veloce. Abbiate fede, sempre. Vai. Baggiolotta, non mangiare troppo che sennò diventi baggiolona. Ma non chi so è? Cosa vuol dire questo, questo messaggio? Grazie, siete grandi. Grazie. Regia, stiamo proprio mandando tutto. Cosa vuol dire questo messaggio qua? Secondo me è uno che chiama la sua morosetta baggiolotta. Sono a cena, stanno guardando Casa Peretti e lui le sta semplicemente dicendo: oh, me sta a ingrassare. Solo quello. Quindi baggiolotta, baggiolotta mia. Complimenti Enrico a Casa Peretti, complimenti alla regia, a voi tutti, ma complimenti alla voce stupenda della tua ospite. Da Piero l'Alpino di Gressoney, sei bellissima, non hai un fidanzato, vai avanti così, sei super, va bene. Grazie. Vai avanti, fregatene! Come direbbe la mia amica cinese su Makezza Green. Che vuol dire? Sono solo dei... delle preoccupazioni. Makezza Green è piemontese, comunque non importa. Finalmente rientrati dalla Francia e ci siete mancati. In Costa Azzurra non riuscivamo a vedervi, i francesi non sanno cosa si perdono. Grazie Tino, ciao, grazie. Ciao Tino, grazie. Vabbè, la Costa Azzurra è bellissima anche senza Casa Peretti. Vai. Mi piace tutte le canzoni, continua che farai carriera, brava Noemi, un abbraccio da Liliana e Luigi Bianchi. Ecco, vedi, Liliana e Luigi Bianchi che salutiamo. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Enrico, bravissima Noemi, una voce bellissima, un abbraccio grandissimo dalla family Fava. Sono arrivati anche grazie. Fava, grazie, grazie. Andiamo avanti con i messaggi, sì? Ok, bravissima Noemi, bella serata insieme a voi, un saluto da noi tutti, Claudia da Nichelino. Ci fermiamo subito? Ci fermiamo subito, secondo blocco pubblicitario, poi finiamo i messaggi e un altro ospite qui in Casa Peretti che avrà tanta, tanta strada musicale davanti a sé perché è un altro talento. Pubblicità. Eccoci qua, tornati in onda. Non c'è più Noemi che tornerà dopo, ma bensì sono qua con Nizmo. Ciao a tutti. Ciao Nizmo, benvenuto in Casa Peretti. Grazie. Sei qua... tra un po' andremo a vedere il tuo ultimo video, la tua ultima canzone, però raccontaci qualcosa di te. Quanti anni hai? Da dove vieni? Ho 21 anni, vengo da Ceva, una piccola cittadina in provincia di Cuneo, e faccio musica all'incirca da 5-6 anni per quanto riguarda la scrittura, però diciamo che ci siamo buttati a livello YouTube, canzoni così pubblicate da un annetto e mezzo, un anno. Quindi tu scrivi i testi. Esatto. Tu scrivi i testi e tuo fratello scrive la musica. Esatto. Tutto in famiglia, sì, che bello. Una coesione. Senti, ma prima di scrivere un testo, no? Cosa ti succede dentro di te? Qual è il secondo che dici adesso scrivo questo? Cosa può succederti intorno? Diciamo che parte una sorta di scintilla e da lì poi... inizio a scrivere qualcosa, prima, non dico la prima roba che mi viene in mente, però magari ho vissuto una certa situazione. Da lì inizio a scrivere sul telefono, sul foglio, dove capita. Se sono in giro magari sul telefono e poi me le rivedo bene, magari l'adatto alla musica. Insieme a mio fratello comunque cerchiamo di far coincidere tutto come deve essere. Cos'è la musica per te? La musica per me è un modo di esprimere non solo quello che penso, perché alla fine dico anche altro, però proprio un modo di espressione diverso e posso farlo in tantissimi stili, attraverso il rap magari, ma anche attraverso vari stili di musica, che possono essere musica più latina, magari più afro, diciamo. Sì, bella questa cosa, quindi non ti chiudi soltanto a un genere musicale, tu ti apri a più generi, in base a ciò che viene in quel momento, sia te e che tuo fratello, certo. Salutiamo, sì, come si chiama tuo fratello? Dani, lui ha il nome normale, sì. No dai, perché Nizmo? Posso chiederti, ma perché? Perché poi, cioè, io devo anche un po' immaginarmi dall'altra parte rispetto alla telecamera, perché certo. Nizmo? Nizmo, diciamo che nasce... io sono sempre stato un appassionato di macchine fin da piccolo. C'era questa macchina in particolare che aveva questa versione che si chiama Nizmo, che aveva alte prestazioni, diciamo. E queste alte prestazioni lo associavo al mio stile. Capito? Sì, la capacità di diversificare un attimo gli stili.
Oh, bella questa cosa. Senti, ma c'è qualche artista al quale tu ti ispiri? Quando scrivi o quando canti o quando interpreti? Diciamo che non ci sono proprio artisti fissi. Sono più magari le canzoni o i generi musicali in generale. Ascolto un sacco di musica, quindi non mi limito ad ascoltare il singolo artista. Okay. Adesso andremo a vedere il tuo video, la tua canzone. Raccontaci proprio qualcosa di questa canzone che si intitola? Bebe sì. Raccontaci com'è nata, perché, dove, perché in quel luogo, perché quel video. Questa canzone è nata in casa, semplicemente, mi è partita un attimo la melodia, ho cercato di scriverci qualcosa e mio fratello che era lì ha subito colto l'occasione per mettere un attimo le mani sul computer e creare qualcosa anche lui. Una volta che tiri giù il ritornello, tiri giù qualche strofa, cioè qualche, diciamo qualche frase, inizia a comporre le strofe, inizia ad adattarle un attimo e da lì poi arriva un flusso di idee, di tutto, diciamo. E di cosa parla? Non ha proprio un, come si dice, un argomento okay. In generale. Parla magari, può parlare di una ragazza. Sì? Che esco con questa ragazza qua, che mi piace, poi... Libera ispirazione. Ci sono dei problemi, sì, beh, comunque... Ok, perché l'ho ascoltata due o tre volte stamattina e un brano che mi è piaciuto tantissimo, orecchiabile, lo si canticchia dopo averlo ascoltato anche per la prima volta e non è sempre così. Ovvio. Allora, adesso andiamo a vedere la tua canzone, però vorrei che la lanciassi tu, cioè okay. Proprio da presentatore ufficiale di Casa Peretti, signore e signori, adesso andiamo a sentire la mia canzone, si intitola, vai. A tutti vi... a tutti all'inizio. Sì. Rifacciamola, siamo in diretta, 3, sì. 2, 1, vai! Allora, ora ci sarà il video di BBC, il mio ultimo singolo, spero che vi piaccia. Signore e signori, Nizmo per voi. Bevo ma te fumo e smaglia nel bocca, la bella vita mi dà l'occa, le disse al cuore scritte la son, beve si me ma dimmi che lo che passa, 4x4 e coce se muove, e mi chiedi perché non ti fidi di me, la rompemmo otra vez, e ta relación me deserà lo mejor, hoy te pillo donde voy, non puedo vivir sin ti, nascondo problemi dietro a fumo di un blot, ho tutto quel che serve nella sacco, Porsche, Chanel, Audi, Coupe, non valgono niente, corro in TN verso di te, la passamo bien. La passiamo bien fumando la crema, oggi cucino la puzza l'hotel. Bebe si voglio te, bebe si voglio te, sì per tutto il weekend. Farai la loca, farai la loca. Tu cuerpo per me è una pistola. Bevo te, fumo smaglia del bocca, la bella vita mi dà loca. Le disse al gol, scritte la son, bebe si me ya. Ma dimmi che lo che passa, 4x4 e coce se muove. E mi chiedi perché non ti fidi di me, la rompemmo otra vez. Esta relación me deserà lo mejor, hoy te pillo donde voy. Non puedo vivir. Oh bebé sí, noche día pa' la calle. Dalla Dede, Audi TT, latino narcotraficante. Lo sai bene cosa fare per te. Riempire una borsa, scappare col crash. La villa Bangkok, Coyot, Saint-Tropez, Champagne, Moët, Chandon, De Rosé. Combo alla cintura, Barberry, facca la pura. Son Team Max, mi fa piano, c'ho paura. Ring, ring. Con squilla dopo so mi chiama, voglio farmi la festa, io vorrei farmi. Bevo ma te fu
fumo smaglia de loca, la bella vita, vita loca. Le disse al collo stritte la son, beve si me llama. Dime che è lo che passa, 4x4 e coche se muove. E coche se muove. E mi chiedi perché non ti fidi di me, la rompemmo otra vez. Esta relación merecerá lo mejor, o te pillo donde voy. No puedo vivir sin ti. Dime un buen apiche, la que feria, feria. Sangre por sangre, sangre. E se volete rivedere questa canzone, da domani c'è su YouTube. Esatto, sì. Quindi innanzitutto grazie per aver scelto Casa Pieretti come anteprima mondiale di questo video. Vabbè, è mondiale. È mondiale di questo video. Adesso andiamo a leggere gli ultimi messaggi per quanto riguarda questa sera, ma chiamiamo qui anche Noemi. Vieni Noemi, dai, che andiamo a vedere l'ultima carrellata d'affetto dei nostri amici a casa. Allora, regia, noi proviamo a stare qua. Se poi non siamo inquadrati, facciamo... Siamo inquadrati, fantastico. Un altro giovane... talento, bravissima Noemi, un saluto da Barge. Ciao Barge. Grazie. Ciao Barge, grazie, tutta Barge. Ragazza stupenda e bravissima a cantare, il mio amico George ne è innamorato fin da piccolo. Grazie. Ma tu conosci George? No. È comunque innamorato di te, pensa a te, pensa a te. Leggi un messaggio, vai Nizmo, vai. Noemi, sei unica al mondo. Unica al mondo! Bello, bellissimo. Questa è Casa Pieretti, ragazzi. Un collegamento diretto con la gente al di là di Luserna San Giovanni, al di là di questa stanza. Vai! Ciao bravissima Pino d'Asti. Ciao Pino, grazie. No, volevo solo chiedervi se siete già stati ad Asti, perché altrimenti c'è... Vabbè, ok, abbiamo capito cosa c'è, abbiamo capito. Andiamo avanti con i messaggi. Noemi, sei davvero bravissima e complimenti a Enrico per la trasmissione. Salvatore, Ago Style. Grazie Salvatore, salutiamo Salvatore, grazie. E poi andiamo avanti con... bravissima Noemi, come sempre saluti dal Giovine di Canelli. Ciao Marisole, ciao a tutti. Ciao Maria Sole, ciao Canelli. Vabbè. Ciao Noemi, grandi soddisfazioni per mamma e papà, immagino, buona fortuna. Termidorio Gianfrancesco, grazie. Signor Termidorio, buona serata e grazie. Saluti, sempre bravi, brava Noemi, lo dice Giorgio. Ciao Giorgio, grazie. E adesso andiamo sempre qua, siamo verso la fine, vai, leggilo tu questo, vai. Ciao, complimenti a tutti, mi piacerebbe sentire una canzone di Ultimo, saluti da Moretta. Salutiamo tutta Moretta e vediamo se riusciamo a fare un brano di Ultimo di questa settimana, altrimenti lo facciamo poi quando torniamo dal 4 settembre, vai! Ciao Noemi, sei bravissima, da Giulia, da Bruino, Torino. Ciao Giulia, ciao Bruino, ciao Torino! Perché vi spiego che a Bruino c'è e basta Pieretti, vai! Sei grandissimo, Lolanda ti ama, mando un abbraccio a Paola e Elena. Elena, quello non è facile. Comunque sì, Paola ed Elena, grazie e salutiamo tutta l'Olanda. Viva l'Olanda! Connessi per te, Cini! E per chi è dei due? Cini? Il mio soprannome. Perché Nizmo non bastava. C'hai pure il soprannome, Cini, fantastico, grazie, vai. Ciao, sono il cognato di Luca Buonocore. L'hai conosciuto al concerto di Gigi D'Alessio, volevo salutarti, sto vedendo il tuo programma da... Un abbraccio a tutti. A proposito, volevo raccontarlo dopo, ma lo racconto adesso. La puntata riguardante Gigi D'Alessio sarà domani alle ore 20. Sarà un viaggio attraverso le più belle canzoni di Gigi D'Alessio. Abbiamo intervistato tanti fans di Gigi D'Alessio. Siamo saliti sul palco, purtroppo non insieme, ma sul palco di Gigi D'Alessio, quindi domani, amici e fans di Gigi, non perdetevi la puntata di Casa Pieretti perché è fantastica, ma domani, se volete, siamo anche a Villar Perosa live con le telecamere, quindi veniteci a trovare e ci sarà anche il concerto di Matteo Bensi. Andiamo avanti con gli ultimi messaggi, vai! Grande Manu, continua così da Recco, tanti baci. Ciao Recco, ciao Manu, grazie! E poi...
Stanno, mi scrive la regia che stanno arrivando tantissimi messaggi per Nismo. Col fatto che siamo entrati nel terzo tempo, forse non riusciremo a leggerli tutti. Complimenti a Noemi, manca Nismo. Il rap trap con la faccia pulita. Due ragazzi giovani ma con tanta professionalità dietro. Si vede e si sente anche dalla produzione musicale dei brani e dal videomaking. Ragazzi, cos'è questo messaggio? Fantastico, fantastico davvero. Io vorrei chiudere. Quanto manca, regia? Siamo alla fine. Io voglio ringraziare ancora il manager Agostino che è qui davanti a noi, ma ringraziare due ragazzi che hanno riempito di grandi cose questa sera a casa Peretti: Noemi Giardina e Nismo. Grazie. Ci vediamo per una nuova puntata dal vivo mercoledì, ma domani lo speciale su Gigi D'Alessio. Ciao a tutti, grazie Fabrizio, grazie Giuliano, ma soprattutto un immenso grazie a tutti voi.